Per alleviare il periodo di quarantena causato dal coronavirus, alcune iniziative di solidarietà digitale sono già partite. Tra queste la più curiosa è quella di Pornhub. L'emergenza da coronavirus ha richiesto norme severe contro la diffusione del contagio, tra cui anche le misure di quarantena richieste. Ecco quali iniziative potranno alleviare il periodo in casa, prima tra tutte l'offerta del sito Pornhub. Quarantena obbligatoria e solidarietà digitale. Il decreto del governo è molto chiaro sulle misure di contenimento del contagio da coronavirus che si sono necessarie. Ridurre al minimo i contatti, restando a casa ed evitando qualsiasi uscita alle esigenze basilari come lavoro, necessità e motivi di salute. Per alleviare la quarantena di milioni di italiani, dunque, stanno nascendo molte iniziative come ad esempio la spesa online, i servizi di babysitting o le video lezioni o ancora lo smart working. L'appello alla solidarietà digitale è stato calorosamente auspicato dal Premier Conte e molte aziende stanno rispondendo positivamente. Un'iniziativa curiosa, ma di certo molto apprezzata, riguarda il sito per adulti Pornhub. Ecco come ha deciso di differenziarsi da altri siti come Amazon. Pornhub gratis. Qual è l'offerta? Il portale per adulti Pornhub Premium sarà gratuito per tutti i cittadini italiani per la durata della quarantena dovuta all'emergenza sanitaria. Il sito per adulti si era già impegnato in passato per altre iniziative di solidarietà, prima fra tutte quella ambientale. Nel 2014, infatti, era stato piantato un albero ogni 100 video visualizzati. E appare su Twitter fino a fine marzo, dunque tutti i residenti ed i cittadini del nostro paese potranno accedere gratuitamente al sito Pornhub Premium. Tale iniziativa si differenzia da quella di altre aziende come ad esempio Amazon, che invece ha ritirato l'offerta di prime video. Il servizio del sito per adulti non rientra nei beni di prima necessità, ma potrà comunque forse risultare d'aiuto per qualcuno che da solo deve restare isolato per questo periodo.